Martedì 16 gennaio presso la scuola elementare di Vittorio, conosciuta anche come Matitone, in via Boccaccio a Venere Reale, si è tenuta la cerimonia in cui sono state inaugurate simbolicamente tutte le nuove DCLI in funzione delle scuole cittadine. A portare i saluti dell'amministrazione, l'assessora Antonella D'Afflitto. Siamo qui oggi in quella che la scuola ha definito il Matitone, insieme al preside Mander, insieme al sindaco Falcone e a diversi consiglieri per davvero festeggiare quello che è l'installazione di 10 LIM, di 10 lavagne interattive e questo è uno dei progetti che ha consentito il primo bilancio partecipato, è stato il progetto più votato in assoluto perché ha avuto quasi il 17% dei voti. Personalmente, come assessore alle politiche educative, ho creduto fortemente in quello che era, quella che era la proposta per poter creare una modernizzazione e un supporto alla scuola che consentisse con queste lavagne un lavoro forte su determinate classi e sui ragazzi. Ci siamo riusciti grazie a chi chiaramente ha votato e quindi il primo grazie va alla cittadinanza, agli insegnanti, alle famiglie che ci hanno creduto e che hanno votato questo progetto. Siamo davvero felici che con circa 22.000 euro, 250.000 che sono stati dedicati quest'anno a questo progetto, possiamo davvero dare il via a un corso nuovo con 10 LIM che andranno davvero a costruire un percorso didattico nuovo e che speriamo che sia soltanto l'inizio. Davvero grazie a tutti e grazie a Livia Valcavi, all'ufficio scuola, alla dirigente Mara Rossero che hanno lavorato molto affinché potessero in questo mese di gennaio essere installate. Grazie Presente alla cerimonia il dirigente scolastico Ugo Mander. Questa è una delle, sapete che ne abbiamo altre due nella scuola che abbiamo usato e piano piano cercheremo di averne sempre di più, in modo che la scuola sia sempre più bella, più viva, più accattivante e più interessante. Mi pare che con la lavagna nera, con il gesso, è sempre bello perché poi le maestre sono bravissime, disegnano, scrivono, fanno, però con questa lavagna bianca abbiamo avuto, credo, la possibilità, abbiamo avuto, credo, la possibilità di vedere molte cose in più, non è vero? E anche toccando, vero? Si comanda. Io una volta ho detto, ecco qua, ho toccato e ho fatto un pasticcio, ho cancellato tutto quello che c'era scritto. Perché è proprio come un computer di quelli che avete in casa. Allora, in questa scuola l'abbiamo messa nella vostra classe, mi pare che qui abbiamo dovuto estrarre a sorte. E siete stati fortunati perché purtroppo i soldi erano quelli, non che per... e poi abbiamo giustamente dovuto accontentare 10 scuole di tutta Venaria, tutte le 10 scuole elementari. Però piano piano chissà che questo progetto possa di nuovo rinnovarsi e che si possano dare anche ad altri bambini, si possa dare anche ad altri bambini la possibilità di utilizzarla. Solo questo, per questo che siamo qua oggi. Sembra per voi una cosa normale, per il signor Clay che ha detto prima, non sapevo, ma non esistevano ancora. Almeno. Mio figlio non crede che io non abbia avuto la televisione in bianco e nero, non esisteva la televisione a colori quando io avevo la vostra età. E quindi le cose un po' migliorate. Piano piano vedrete gli usi di questo strumento, che saranno sempre più ampi, e quindi vi auguro di crescere sempre con maggiore capacità di gestire questi strumenti per il bene e per il vostro apprendimento. Grazie.